Un'ora di trasmissione TV andata in onda ieri sera su questi schermi, durante la quale la sindaca di Erice, Daniela Toscano, ha affrontato quasi a 360 gradi la vicenda giudiziaria che ha portato agli arresti domiciliari del suo ormai ex vice sindaco Angelo Catalano. Affermazioni durissime quelle della Toscano, soprattutto nei confronti dell'architetto Piero Pedone, responsabile del RUP al comune di Erice, che ha definito, fra le altre cose, anche inaffidabile. Pedone, lo ricordiamo, è il testa principale nell'inchiesta su presunti casi di corruzione che hanno investito Erice. La Toscana durante la trasmissione ha poi affrontato alcune tematiche prettamente politiche e ha detto chiaramente che non teme di affrontare un'eventuale mozione di sfiducia e addirittura ha ufficialmente preso le distanze dalla consigliera di maggioranza Francesca Miceli, anche lei coinvolta in questa operazione e in un'altra indagine per presunto voto di scambio. Ma le parole più dure le ha usate per il leader del movimento Nati Liberi, Luigi Manoguerra, padre del consigliere comunale di minoranza Alessandro. Ieri è stata particolarmente pesante, ha parlato di senso di repulsione nei miei confronti, ha parlato di terrorismo, ha parlato che non faccio spaventare nessuno, ma io non voglio spaventare nessuno. Io nei confronti di questa signora provo soltanto indifferenza. Chiaramente sarà mio compito lunedì mattina andarla a denunciare per cose molto pesanti che la riguardano e non solo per questa trasmissione. Vabbè, questo poi ci aspettiamo eventuali risvolti dalle forze della giustizia. Politicamente invece, Luigi Manoguerra, è indubbio, almeno dal mio punto di vista, che ci sia una regia politica in questo momento e buona parte di questa regia è targata a Luigi Manoguerra. Stai puntando e stai convincendo, ma i fatti in un certo senso ti cosano, alla sfiducia. Sono convinto che ci sono le condizioni per un discorso politico nuovo che possa portare Erice verso nuovi lidi e finalmente cancellare questa gestione politica della Toscana, del comune di Erice. Sono convinto che all'interno di questa maggioranza non esiste più una maggioranza, che la minoranza si sta rafforzando. Certamente un ruolo importante, indipendentemente da Alessandro Manoguerra, Simona Mannina, Barracco, Vassallo, tutto il gruppo dell'opposizione, lo rivestono i due consiglieri socialisti, ma conoscendo il loro leader regionale, sono personalmente convinto che lui agisce nella più completa legalità. Lui si è sempre battuto in una certa maniera, è stato insieme al senatore D'Alì e compagnia varia, con Giacomo Tranchida non è mai corso in questi anni buon sangue e non credo che i socialisti appoggino Daniela Toscano. Poi nella vita tutto può succedere e comunque sono gli elettori che poi daranno il loro giudizio.